gli allenatori, come abbiamo detto, quindi sostanzialmente siamo appassionati, giochiamo anche in maniera seria quando ci mettiamo insieme. Dalle nostre sperimentazioni sono nate tante cose. Il primo radioamatore è Guglielmo Marconi, per fare un esempio. E chiaramente grazie alle sue sperimentazioni siamo arrivati ai nostri giochi. Io ho cominciato, ripeto, da ragazzino, poi ho rivisto una persona che ci conoscevamo da ragazzini, conoscevo la sua famiglia per altre cose. Io da ragazzino, avendo conosciuto anche suo padre, okay, poi mi venne l'hobby della radio. Fra l'altro mio padre allevava cani, sono figlio di un allevatore, dovevo fare il veterinario. Dove voglio arrivare? Che le passioni, sapendo le passioni, ho cambiato completamente la mia vita. Anziché avevo scientifico, ho fatto l'industriale. Sono uscito a 19 anni, a 19 anni ho vinto il concorso di radio, ho studiato ingegneria, ho fatto il militare dopo, però l'hobby del radiatore ha cambiato la mia vita, quindi sono da 40 anni in azienda Rai, adesso RaiWay, e oggi sono il responsabile della rete RaiWay, che è l'azienda del gruppo Rai che ha la proprietà e la gestione degli impianti di trasmissione. Gestisco impianti, gestisco uomini, gestisco giocattoli grossi, da piccoli trasmettitori a trasmettitori di grossa potenza. Ho avuto la fortuna, quell'esperimento che abbiamo fatto a Caltanissetta, perché l'altro Caltanissetta è particolare, adesso lo vedremo perché ha un ruolo anche nella presentazione della rete Zamberletti, perché si trova in un posto particolarmente importante, perché praticamente al centro del bacino del Mediterraneo. Infatti a Caltanissetta c'era una delle due stazioni onde corte della RAI e c'era anche l'onda lunga 189 kHz, che era l'unico trasmettitore in Italia in onde lunghe. Perché che la gestione delle frequenze ad oggi è comunque molto strategica, a parte per motivi diversi, motivi l'abbiamo visto anche adesso, in occasione della guerra dell'Ucraina, cioè tutto quello che riguarda le comunicazioni chiaramente è roba estremamente strategica. È vero che ci sono sistemi diversi, satelliti, tutto quello che vogliamo, però la potenzialità delle stazioni onde corte, le stazioni onde medie, quelle stazioni, perché quella è una stazione onde corta, lo stiamo vedendo. È molto importante perché senza bisogno di infrastrutture complesse, quali le reti di telefonia cellulare o anche le reti televisive, che stiamo parlando di reti complesse, sì, costruite per essere ridondate, però hanno bisogno di energia, hanno bisogno di strutture importanti, imponenti, torri, che potrebbero anche collassare nel caso di grosse calamità. La radio è diversa perché una radio onda corta comunica senza bisogno di infrastrutture. La mia radio comunica con la sua radio, anche a distanza, senza problemi. Tutto questo è stato anche strutturato da un'idea appunto di radioamatori, uno in particolare che fu l'onorevole Zamberletti, per chi l'ha conosciuto, che era appunto un radioamatore. Quindi nacque da un'idea di un gruppo di radioamatori di cui Giannino Romeo, che è ancora vivente, tra l'altro è stato qui ospite in Sicilia la scorsa settimana, che c'è stato un evento. Giannino è siciliano, è di Nizza di Sicilia, però poi è emigrato a Varese, è praticamente molto amico di Zamberletti, ebbero questa idea assieme a un gruppo di colleghi radioamatori ancora viventi, fecero proprio questa idea di fondare e di istituire sostanzialmente una rete di comunicazioni alternative in emergenza, coinvolgendo le prefetture. Questa qui chiaramente, da qui poi fece sì che l'AI divenne già nell'81, fu inserita nel settore appunto nella protezione civile. Okay, posso andare così, perfetto. Quindi successivamente, quindi a partire dall'85 sino ad oggi, 27, proprio stasera, ci sarà la 466esima prova di sintonia. Che cosa sono le prove di sintonia? Con cadenza mensile le prefetture turnano, diverse prefetture, che coordinate da un capomaglia. In realtà i capomaglia sono tre, cioè il coordinatore nazionale che è Varese, sostanzialmente a un determinato orario si collega con tutte le prefetture d'Italia. Ovviamente si alternano. I capomaglia sono tre, quindi abbiamo Varese, Siena, Reggio Calabria al sud.
Roma, il Ministero Dipartimento Civile. Ok, che è il Dipartimento di Protezione Civile e il Ministero dell'Interno. Utilizzano frequenze o in banda 40 metri, in realtà abbiamo una frequenza di emergenza che è fuori dalla banda radioamatoriale, che è concessa proprio alle prefetture, però è gestita esclusivamente da radioamatori. E in alternativa abbiamo una frequenza in banda 80 metri, sarebbe 3,5 MHz, 3,5, 3,6. Dipende un po' dalle condizioni di propagazione, si passa o dalla banda 40 metri, quindi dalla banda 7 MHz, o dalla banda 3,5. I capomaglia sono praticamente equamente distribuiti sul territorio, in maniera scientifica. Perché? Perché poi c'è Caltanissetta, che di fatto è sempre presente e fa da backup a Reggio Calabria, perché si trova al centro della Sicilia. Perché comunque sono a una distanza tale che anche in assenza di propagazione, cioè di fenomeni che consentono collegamenti a distanze maggiori di 200-300 km, riescono ad operare e a collegare per esempio tutta la Sicilia, nel caso di Caltanissetta o nel caso di Reggio Calabria. E questi sono gli operatori storici praticamente, che continuano a essere, tra cui gli operatori presso il Dipartimento della Protezione Civile e presso il Ministero dell'Interno. Quindi stasera alle 19.30 sarà la prova. Di stasera credo che ci sia, vado a memoria, c'è Caltanissetta, in Sicilia c'è solo Caltanissetta stasera, non ci sono altri. Al sud c'è Reggio Calabria. Praticamente si alternano circa 500 operatori che sono a disposizione per le prefetture. A cosa serve? Innanzitutto a provare l'efficienza delle apparecchiature, perché non ha senso, quando ti servono devono essere efficienti. Quindi il fatto di in maniera continuativa e organizzata eseguire queste prove consente di provarle, di assicurarsi che tutto funzioni bene, compreso gli accessi alle prefetture. Per esempio, una delle difficoltà che abbiamo quando magari si alternano i prefetti, i funzionari, magari non lo sanno neanche dell'esistenza di questo, quindi ogni volta ci tocca un attimino quello di ripresentarsi, rivedere, magari si alterna. Adesso per esempio a Palermo è andato in pensione il funzionario che si occupava, per fortuna c'è un uomo che già c'era prima, per cui ci tocca sempre rinfrescare quelle che sono tutta l'operatività della rete. Questa è la stazione di radio che ci abbiamo presso la prefettura di Palermo. E nella sala, appunto, che sarebbe quella lì, oltre alla stazione radioamatori, sono presenti gli apparati di vigile del fuoco, l'esercito, l'aeronautica, la Croce Rossa, perché chiaramente nel caso di calamità in quel punto c'è la convergenza. Quello che diceva poc'anzi Ignazio, in realtà adesso in Sicilia, ma non in tutte le regioni, le forze di polizia, e precisamente polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria, in Sicilia utilizzano un'unica rete, è un sistema digitale, una rete che si chiama Tetra. In realtà però le sale operative sono, non esiste un'unica sala operativa, sono delle sale operative separate. Però questa tecnologia Tetra consente in emergenza di condividere le infrastrutture, perché l'infrastruttura è unica, cioè queste forze utilizzano la stessa infrastruttura, però le centrali sono sempre separate. In teoria, in emergenza, tecnicamente è possibile avere una sala operativa unica, però non mi pare che ci sia, anzi sono certo, non c'è. Non è stata mai neanche provata, perché c'è anche un problema, vabbè, se vuoi la tradizione, un po' di, chiamiamola gelosia, però è un problema. Tecnicamente la Sicilia potrebbe, però non tutte le regioni sono così, perché poi è un processo che si è fermato, cioè il rinnovo delle reti si è fermato un momento, perché la Calabria è rimasta per esempio analogica, l'Emilia rimane analogica, quindi non hanno il Tetra, perché già si passa a... il Tetra in realtà è una tecnologia che è un po' vecchia. Adesso ci sono delle nuove tecniche digitali, tipo il DMR, che consentono di fare, però hanno bisogno di infrastrutture complesse. È vero che sono ridondate, però le onde corte nelle prefetture le assicuriamo noi, una volta li aveva la rete del Ministero degli Interni. Questure e carabinieri hanno degli apparati onde corte, non tutte, ce l'hanno le tenenze più grosse, ce le hanno alcuni reparti. Il reparto mobile, ad esempio, la Polizia di Stato c'ha la stazione onde corte, quindi in teoria è in emergenza. Però anche lì, se non la utilizzi, se non fai pratica con gli operatori, non è banale.
noi ci giochiamo, quindi alla fine ecco perché siamo pronti a farlo, perché sostanzialmente grazie al nostro gioco, giusto Raffaele, siamo sempre esercitati, giusto? Siamo sempre attivi. Siamo sempre attivi. E la novità è che da un po' di tempo, dalla 358esima prova, quindi ad oggi praticamente saranno 38 anni di attività di questa rete, partecipa alla Marina Militare. Questa è una bella iniziativa perché intanto la Marina è una di quelle forze armate che è abituata a utilizzare le onde corte, perché capite bene che una nave in navigazione o va con le onde corte, è vero che ci sono i sistemi satellitari, i telefoni satellitari, tutto quello che vuoi, però le onde corte sono onde corte. A me è capitato anche magari in ambiti diversi di dire ah ma sì, dai, il telefono satellitare, attenzione, il satellite intanto ha bisogno di infrastrutture complesse perché c'è l'uplink, il downlink, poi è collegato alla rete pubblica, ma se capita pioggia battente o grandi, il telefono satellitare non funziona perché è una barriera, l'uplink non va, assolutamente non funziona, l'onda corta va, perché se hai un problema su una gamma vai su un'altra, in base è già diverso, perché ripeto, l'osso importante è l'infrastruttura complessa. L'infrastruttura complessa ha bisogno di gestione, ha bisogno di energia, ha bisogno di tante altre cose. Mentre la radio comunica con un'altra radio, anche alimentata dalla batteria della macchina, perché quella può andare pure a 12 volte, per capire bene che in emergenza un paro. Quanto ci abbiamo messo? Quanto ci hai messo? L'hai fatto da solo con Gabriele. In mezz'ora, 40 minuti ti sulla l'antenna. Poi è vero che potresti operare anche in immobile, però è chiaro che il power, l'antenna filare, ti dà anche, come abbiamo visto, la possibilità di assicurare il collegamento in tutta la regione. Quindi la Marina Militare è presente, abbiamo cominciato con la nave Cavour, adesso la Marina Militare, avendo un po', si è interessata parecchio, perché di fatto si è risvegliato come dire, questo mondo per gli operatori, che già per carità operavano, i vecchi telegrafisti nostalgici dei vecchi metodi che sono comunque... Si è ripresa. E questa è una foto storica, prefettura di Palermo nell'82, ci sono... Dove è Giuseppe? No, è uscito un altro, c'è un collega che non lo so se lo riconosce. E quindi nell'82 già una delle prime esercitazioni c'era appunto quello al microfono è l'onorevole Zamberletti che attraverso la radio installata in prefettura già nell'82 era presente. Poi Le Volvero, Piero Marino e quello di Giuseppe Lavaro, tanti capelli fa. Questa foto invece è più recente, 13 ottobre 2022, ed è praticamente la intitolazione, una cerimonia al Dipartimento della Protezione Civile di Roma, durante la quale si è intitolata all'onorevole Zamberletti la rete. Questo è il nostro presidente, lo appunto così, questo è il nostro presidente nazionale, il capo Dipartimento, questo è Giannino Romeo, e l'altro collega l'animatore Lello Caffaro, storico. Vi faccio vedere un attimino. Questo che diciamo, rimane nella storia. Oggi, proprio oggi, in occasione della settimana nazionale che...